Andiamo, su, veloci, guerra, ma che fai? È un m'avverte anche te, mannaggia la miseria. Forza! Polaretto, allora che si fa? Si fa l'intro o no? Andiamo, su! Ragazzacci The Web, un salutone da Nabaccio e bentornati nella Warcraft! Allora ragazzoli, a parte le mie solite ignorantate del caso, siamo tornati sul serverone. Ora, quello che voglio andare a fare oggigiorno sono due o tre cosettine stupide. Partiamo con qualche aggiornamento, non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere, però ho fatto la mappa della Casa delle Streghe. Eccola qua. Che si aggiunge alle altre nostre mappe qui del caso. Ora, cosa importantissima da fare è, come potete vedere, la mappa della nostra zona è un pochettino cambiata. Questa mappa qua va sistemata, quindi andiamo subito ad aggiornarla, così perlomeno vi rendete conto di cosa è successo sul server. Allora, per chi non seguisse tutti gli episodi della Warcraft, se riesco a volare, grazie, cortesissimo. Qualche pazzo schizofrenico ha fatto quella cosa lì. Ora, il buon Frank, io gli voglio tanto bene, no? Ma quando ci fa sti regaloni, mamma mia, allora, eh? Che poi, se mi diceva che voleva usare come mio pianeta i blocchi di corteccia, accidenta a lui. Che ha senso, eh? Ha senso tutta la vita, perché altrimenti si sarebbero visti i contorni del log, però. Che mito! Basta. E non solo, il buon Nico si è dato da fare nella sua zona e ha fatto sta cosettina qua. Dovrebbe essere la casa del pescatore, da quello che ho capito. Molto carina, molto carina, molto carina. Bravo Nico con il laghetto, gli ha dato una mano a Mariko, ma veramente molto carina. E visto che siamo qui a farci un giro della base, possiamo notare che Dan ha iniziato un suo progettino molto simpatico, quello di creare ben quattro torri, una per ogni elemento. Questa qui rappresenta la torre della terra, o della vita come l'ha chiamata lui. È ancora in fase di costruzione, la vedrete ultimata sicuramente sul suo canale. Quindi passate da tutti i partecipanti della serie, trovate il link in descrizione. E se vi siete persi i loro episodi, recuperateli. Detto ciò, vi volevo far vedere che nello scorso episodio avevamo iniziato un progettino insieme a Maruko. Cioè, avevamo fatto questa cosa qua che è il cosiddetto ponte dell'amicizia. Off camera ho fatto il collegamento tra i sentieri miei e la zona in questione. Durante il mio video avevo, diciamo, un pochettino cannato le due torri. Le ho un attimino fissate, non mi piaceva molto la parte di sopra, quindi l'ho un pochettino sistemata, mo le trovo molto più carine. Ovviamente ho aggiunto i banner di Maruko da questo lato, in modo da, come dire, segnalare l'ingresso nel suo regno, e invece dall'altra parte il buon Maruko ha fatto lo stesso, cioè ha creato le sue due torri nel suo stile e ho messo i miei banner come ad indicare l'ingresso nel mio regno. Off camera ho un pochettino decorato la zona, ho messo questa cosettina qui al centro che secondo me ci sta molto bene, con i blocchi di kelp e le trapdoor di Betulla, e questi qui che sono dei lampioni. Ora vi starete chiedendo, sono dei normalissimi lampioni? Ebbene no, perché all'interno non ho blocchi ma nella vita, quindi vado a prendere uno stacchettino di slime, giusto uno. Così, tra parentesi, vi faccio notare che qui è tutto strapieno, perché è tutto strapieno. Lasciate. No, c'è una cassa mezza vuota.
dicevo ma. Però qui c'è comunque sia il degenero più totale. Va bene. Ah, e già che sono qua, vi volevo aggiornare sul fatto che ho leggermente ampliato la decorazione della zona. E direi che vista così è veramente figa. Mi piace un botto sta stanza. Il problema qual è? È che ho finito i blocchi. Non mi basteranno mai nella vita le Inksak. Mannaggia a me. Eppure sta parete l'ho mezza finita. L'ho sempre da finire, non c'è vezzi. Lì ci sono dei lapis, mi servono. E purtroppo, ragazzacci, sono a corto di Inksak. Nonostante abbia una farm di squid, però attualmente con l'ultima versione non funziona più, perché hanno cambiato il sistema di spawn delle Inks, delle squid. E come sempre il nostro server è un po' infelice a livello di spawn delle squid. Perché non lo so, non l'ho capito e vabbè, staremo a vedere col tempo. Ora, tornando al nostro discorso, quello che vi volevo far notare è che questi qui sì sono lampioni, sì fanno luce, però li ho fatti in maniera un pochettino particolare, cioè ho usato i cetrioli di mare. Ebbene sì, ho messo semplicemente una fonte d'acqua all'interno del trapdoor e all'interno ci ho messo i cetrioli. Sono sinceramente più comodi da farmare piuttosto che la glowstone, fanno lo stesso luce e GG a noi. Detto ciò, cosa andiamo a fare in questo episodio? A dire la verità non lo so. Ho un sacco di idee da fare nella Warcraft ancora, tranquilli, no, non mi mancano le idee. E il problema è che purtroppo non ho avuto tempo di preparare grandi cose, quindi andiamo a lavorare nella seconda zona. Ed eccoci giunti al portale per la mia seconda zona. Ora, visto che è notte subito così, direi di posare l'ender chest, tirare fuori un letto e dormire subito. Ora, dove l'avevo messo? Allora, come potete vedere, la zona è un pochettino cambiata. Eravamo rimasti nell'ultima live che aveva... Salve, signor Creeper, buonasera. Tutto a posto? Eh? Certo da fare lei che viene qui a rompere l'anima? Grazie, molto cortese. Dicevo, nell'ultima live avevamo costruito questo muro che andava a recintare un po' questa zona. Off camera cosa ho fatto? Intanto per cominciare ho fatto questa piazza centrale con un albero di abete nel mezzo, perché non sapevo cosa metterci ed era la cosa più semplice da mettere, però non ci sta male, non mi dispiace. Qua di fianco, visto che c'era questa cascatella, gli ho dato una forma un po' più graziosa e gli ho aggiunto questa piscinetta qua davanti, come dire, ehi, c'ho la fontana, che bella. Oggi è la puntata delle minchiate, va bene. E ho messo questa piccola decorazione intorno al portale, come essere una sorta di portico dove uno entra e arriva protetto e tutto il resto, dalla neve, dalle intemperie e quant'altro. Ma non mi sono fermato qua. Ebbene sì, avevo in mente già in partenza di fare un collegamento fra questa parte della montagna e l'altra parte della montagna. Ho fatto questo tunnel che passa di qua, qui gira e porta in quest'altra parte della zona. Qui ho creato un altro muro, sempre con lo stesso stile più o meno. Lì rimane così e mi interessa il giusto. Magari ci mettiamo dei muretti, forse, non lo so, vediamo. E qui diciamo ho fatto un ingresso per la zona marina. Ora prendiamo un attimo l'elitra e spicchiamo il volo, così vi spiego quali sono le mie intenzioni per questa zona. Intanto, vista da qui, direi che ci può stare un botto. Allora, principalmente io questa qua la vedo un po' come una sorta di base nella montagna, un po' come facevano i nani,
no? E scavavano nelle montagne le loro costruzioni, facevano robe e quant'altro. E principalmente avevo intenzione di portarla avanti in live. Vediamo se fa la provata. Mi sono fatto male alla cava. Vabbè. E purtroppo però i vari impegni lavorativi non mi hanno concesso di fare live ultimamente. E quindi, non volendo, ha tirato una frizzata il server, roba da chiodi. Va bene. Non volevo tralasciare questa zona, quindi l'ho portata un pochettino avanti off camera. Però prometto che se riesco da settimana prossima almeno un'altra live la facciamo e vediamo di fare robe qua dentro. Ora, finora ho discorso tanto e lavorato poco, e sapete benissimo che a me lavorare poco non piace. Quindi quello che voglio andare a fare ora è una cosettina che ci farà comodo per il futuro. Cioè un bel magazzino qua. Perché questo video, ovviamente, essendo un corridoio di collegamento, volevo farci delle stanze, chiamiamole così, tipo una qua, magari una camera da letto, un po' di robe simpatiche e utili che possono far comodo in una base come può essere questa. Ovviamente questo è un abbozzo di scavo, mi serviva semplicemente della stone per completare muri e quant'altro. Però come incipit non c'è male. Ora qui direi di allargarci un pochettino e vedere di buttare giù un design. Quindi datemi un po' di tempo e ci vediamo tra un pochetto. Allora ragazzacci, diciamo che ho creato un attimino la stanzetta che ospiterà il nostro magazzino. Ora non è grandissima, però considerate il fatto che il magazzino che ho intenzione di creare sarà, come dire, modulare, quindi avrò la possibilità in un futuro eventualmente di espanderlo, basterà scavare ancora e quindi fare altro spazio. Detto questo, direi di iniziare a buttare giù qualche blocco. Ora ovviamente vi farò vedere un inizio di concept del magazzino e poi finirò tutto off camera, ci vedremo al lavoro finito. Direi di iniziare partendo da una delle mie solite cose, cioè mettere una bella colonna di abete e poi piazzare un po' di casse. Direi che una fila da 4 casse in verticale messe così può già andare bene, però le volevo fare file doppie, quindi a questo punto mettiamo anche l'altra fila e siamo a posto. Ovviamente su ogni cassa ci andrà un item frame, quello mi sembra ovvio e scontato. Qui ci sarà una seconda fila di legno di abete e poi un'altra doppia fila di cassa a questa maniera. Continuiamo con un'altra fila di abete qui nell'angolo e poi credo di dovermi allargare di un altro blocco. Eh sì, ancora una fila di abete e qui nell'angolino facciamo una cosa di questo genere. Ora non ho legno dietro, quindi mi servono un po' di assi e ci facciamo due belle crafting table da mettere qua. Sopra le crafting table andiamo a mettere un po' di fornaci che fanno sempre comodo. Lascerò lo spazio di sopra perché voglio mettere ovviamente una sorta di soffitto, mettiamola così, però un po' fatto diversamente. E fatto questo sono andato a modificare il frame, chiamiamolo così, perché non mi piaceva molto il fatto che tornasse male, quindi ho fatto una cosettina un po' diversa, cioè ho messo un po' di stone qua di dietro, semplice semplice, e il frame l'ho rifatto sul davanti, così. Qui ci rimane questo spazio che possiamo tranquillamente tappare a questa maniera. Eccellente. Qui facciamo la stessa cosa,
riproponiamo, riempiamo con la pietra liscia, qua andiamo a mettere il nostro legno di abete e poi ricominciamo mettendo le casse sempre in doppia fila e sempre 4 alla volta. Più o meno l'idea di fondo è questa: corridoi così, con tutte le casse ben ordinate, un po' di fornace alla fine, le crafting table e basta. Ci vediamo, diciamo, tra un pochetto, appena ho finito la stanza. Credo di essere arrivato al quid della situazione, ragazzacci. Praticamente il magazzino è così ordinato. Ho fatto, diciamo, 4 corridoi fatti a questa maniera, con tutte le casse belle impilate per benino. Alla fine ci sono le crafting table e le fornaci che fanno sempre comodo. Ho usato questo design molto semplice che però secondo me funziona. Funziona molto bene. Ovviamente ci vanno messe l'item frame e tutto quanto, le casse sono tutte vuote, ci mancherebbe. Piano piano le riempirò e sarà sicuramente una bella risorsa per questa zona. Ora, guardandolo bene bene, forse era meglio se lo facevo il corridoio largo 3 blocchi, però non mi dispiace nemmeno così. Detto questo, ragazzacci, video un pochettino anomalo. Ho discorso tanto e fatto poco, però dai, ci siamo un attimino portati avanti con la seconda zona, con la nuova base, e che non mi dispiace. Fatemi sapere ovviamente con un commento cosa ne pensate. E prometto che dalla settimana prossima vedrò di fare altre live su questa zona, perché questa zona mi piacerebbe continuarla insieme a voi, proprio in live sul canale. Invito tutti quanti a passare dai vari link che trovate in descrizione, come il sito di Game Hosting, il sito della Multicore, i vari link ai canali degli altri partecipanti alla serie, e di condividere questo video su tutti i vostri social, di cui dall'altro trovatemi in descrizione. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale, danno un abbraccio, un mega salutone e un abbraccio, e alla prossima, gente. Ciao ciao!